Chissà se io ce la farò, chissà se sarò tra quei pochi fortunati di poter dire un giorno ce l'ho fatta, non lo so, io me lo auguro ed è per questo che veramente chiedo a chi anche ha il potere di accelerare per trovare un farmaco salvavita, di farlo, non vi dimenticate di noi. La mamma è sempre la mamma, ma tu sei speciale, riesci sempre a rendermi felice, sempre pronta a difendermi e aiutarmi in ogni momento. Grazie di esistere e di tutto. Mi chiamo Monica, ho la fortuna di essere mamma di due bellissimi bambini, ragazzini ormai di 12 e 11 anni. Sono anche affetta da una patologia, una malattia molto molto rara che colpisce una donna su un milione e questa malattia ha il nome di linfagioliomiomatosi. Monica ha 46 anni e vive vicino ad Ancona. Da 5 anni lotta contro una rarissima malattia dei polmoni. In un primo momento quello che avvertivo era la mancanza di respiro, di questa sete d'aria che con il tempo andava ad amplificarsi sempre di più. Sentivo che il mio corpo stava cambiando, avevo questo senso di spossatezza, di stanchezza, non riuscivo più a stare a pari passo, anche al lavoro andavo a rilento. Malgrado i sintomi, Monica è riuscita ad avere una diagnosi esatta solo dopo numerosi esami e controlli. Un giorno mi ricordo, all'improvviso ho cominciato a tossire talmente forte da mancarmi il respiro. Ho avuto una sensazione come se la situazione mi stesse sfuggendo di mano. Ricordo solo che ho fatto in tempo a dire: aiuto, mi sento male, mi sto sentendo male. E poi il buio per risvegliarmi in ospedale. Ricordo che ero lì sul lettino, neanche il tempo di alzarmi, che avevo finito la tacca. Entra il dottore, mi fa: signora Monica, ma lei quante sigarette fuma al giorno? Me lo guardo e dico: sigarette io? Ma no, io non fumo, dottore, sigarette. Ma è impossibile. Mi disse: Monica, tieni presente un campo di calcio? Ecco, facciamo conto che quelli sono i tuoi polmoni. Bene, a te ti è rimasta solo l'area di rigore. Dissi: va bene, dottore, ma cos'è? Sicuro un enfisema polmonare. Monica però cerca altre risposte e dopo un attacco per conto proprio si reca al San Giuseppe di Milano. A quel punto ricordo che il primario disse di voler vedere il dischetto dell'attacco, disse: venga nel mio studio che le devo parlare. Sentivo che stava per dirmi qualcosa che nessuna persona vorrebbe sentirsi dire e mi fa: guardi, io non sono d'accordo con la diagnosi che le è stata fatta. Pensavo avessi un tumore. Dice: no, si tratta forse un sospetto. E mi disse questa parola: linfagioleiomiomatosi, che ho messo solo 3-4 mesi per imparare. Ho detto: ma sicuramente non sono io, sicuramente si è sbagliato. Dico: miseria, ma proprio io su un milione di persone vuoi vedere che? Ma no, non sapevo se era meglio l'enfisema oppure questo. Lì non ci sono parole per descrivere quello che ho provato nel cuore. Posso solo dire che il mio pensiero è andato subito ai miei figli, subito, immediatamente, anche perché erano piccoli. Trattenevo i singhiozzi, volevo piangere, sentivo il bisogno di stare da sola. E così nel giro di 2 anni la malattia ha camminato, ho dovuto anche abbandonare il lavoro, non ce la facevo più. Al momento non ci sono cure per questa patologia, ma esiste un'associazione, l'AM Onlus, vicina ai malati, mentre la ricerca scientifica ha finora portato soltanto a farmaci che ne riescono a rallentare il decorso. Sono speranzosa, sono fiduciosa e a chi mi ascolta, che è affetto da questa mia stessa patologia, dico di avere la mia stessa fiducia perché sono sicura che uscirà un farmaco prima o poi. Oggi come vivo? Vivo con il sorriso, faccio le cose a rilento, vorrei fare di tutto e di più, però penso a quante persone nella vita combattono, soffrono con patologie diverse. E allora io sono una tra le tante,
ma una tra le tante che spera in una guarigione. Voglio vivere, amo la vita, l'amo anche così, sotto questa prospettiva che mi costringe a guardarla in maniera diversa. In un certo senso posso dire, paradossalmente, che la malattia mi ha insegnato a non lamentarmi. Prima ero una persona che si lamentava magari di tutto, andavi a trovare il classico pelo nel nuovo, quello mi ha fatto, quello mi ha detto. Nel mio caso mi ha aiutato a capire quali sono i valori della vita, cosa è importante. Anche grazie alla fede, Monica non si è mai arresa. Ama la scrittura, dà conforto ad altri malati che la cercano sui social ed ha anche un canale YouTube in cui commenta ogni settimana il Vangelo. La sua storia è arrivata persino in Vaticano, tanto che lo stesso Papa Francesco gli ha mandato una lettera. A volte mi chiedo quando sarà il mio momento, ho paura perché è normale. Sicuramente andrò in un posto migliore, quello sì, per il mio credo, perché amo Dio e Dio ha promesso a coloro che credono che ci porterà in un mondo migliore. Però il dolore di dover lasciare due ragazzi che mi vogliono bene, questo mi fa piangere, soprattutto di notte. Ma ho anche un appello da fare alle persone che si lamentano. Volevo dirvi veramente con tutto il cuore, non sprecate il vostro tempo. A volte ci complichiamo la vita per cose banali, futili. Godetela di più la vita, non sprecatela. Non sprecatela, voi che avete il tempo.